Tema della cena, individuo o condividuo? Un interrogativo che a mio parere esprime sì certo un'alternativa, ma a me sembra più un augurio, cioè la proposta di una sostituzione di un termine con l'altro. No? Ora, non so se questa impresa di sostituzione sia un'impresa fattibile, cioè, è possibile davvero realizzare una comprensione dell'esperienza umana, dell'essere umano, alternativa a quella che è racchiusa nel concetto di individuo, perché come tu dici il concetto di individuo è un'invenzione terminologica e tu la definisci una stranezza antropologica. Questa immagine è un'immagine dominante oggi nella nostra cultura, qui sembra non esistere un'alternativa. Allora la domanda è una domanda che vuole essere, avere un senso anche un po' di cospirazione, nel senso proprio etimologico del conspirare, respirare insieme, perché secondo me c'è bisogno proprio di imparare a respirare insieme. La domanda è questa, Francesco, ma ce l'hai un piano per uscire da questa visione imperante di individualismo, insomma, ce l'hai un piano per uscirne concretamente? Se ho un piano? No, non lo sapevo, vedremo se alla fine allora alla mia età se ho dei piani di questo genere. L'importante è, come dire, cercare di capire che intanto l'individuo davvero è qualcosa che è stato inventato, no? È un concetto che, di cui si può fare la storia e si può anche dire tranquillamente che la maggior parte delle società non hanno il concetto di individuo. Ecco, se teniamo presente questo ci sono due alternative, no? E storicamente sono ben presenti queste alternative. Cioè, fino a poco tempo fa, e noi eravamo, noi intendo dire, gli storici, gli antropologi anche, antropologi in vecchia maniera, insomma, sociologi, psicologi e quant'altro, no? E fino a qualche tempo fa si diceva, noi civiltà occidentale abbiamo scoperto l'individuo, abbiamo acquisito l'idea di individuo, no? Appunto, concepito come un'acquisizione, come se fosse una scoperta scientifica, mentre invece gli altri poverini no. E questo direi che è una cosa che a lungo è, no? E quindi, è stato dominante. Esatto, e quindi non so, a cominciare dai missionari che andavano in giro per il mondo andare in giro a dire ma bisogna a civilizzare. Civilizzare che significava anche questo, portare l'idea di individuo. E quindi questa prima prospettiva partiva pur sempre dal presupposto storicamente esatto che siamo noi come civiltà occidentale ad avere acquisito l'idea di individuo. No? Solo che questa prima alternativa sostiene anche che è un'acquisizione da generalizzare, da universalizzare, da diffondere. E invece che la seconda alternativa, la seconda impostazione, che ovviamente è quella a cui aderisco, è quella che, per dirla con alcuni antropologi che si sono occupati dell'antropologia della persona, del modo con cui cioè persona viene concepita in altre società, e partiamo anche noi dall'idea che individuo è qualcosa appunto di peculiare della civiltà occidentale, ma anziché interpretare questo come una conquista, lo interpretiamo come una peculiarità, sono due cose diverse, cioè noi abbiamo pensato in termini di individuo da un certo momento in avanti, ecco.
E quindi anziché dire allora andiamo a diffondere nel mondo questa idea, uno dice ma un momento, quali sono i significati, i motivi per cui a un certo momento si è imposto questa idea dell'individuo? E il passo successivo poi sarebbe questo, cioè che l'individuo quindi allora è una rappresentazione. È un modo di rappresentare, diciamo, la persona umana, e poi anche in biologia si è esteso evidentemente ad altri organismi, eccetera, eccetera. In primo luogo questo, e ecco poi in secondo luogo, come dire, ci si rende conto che appunto l'individuo è una rappresentazione, ed è una rappresentazione fallace, però ecco, il secondo passo è questo. È una rappresentazione fallace, e che sia fallace direi che in primo luogo è la biologia a dircelo, no? Perché noi gli antropologi della persona, come dire, loro di solito non si sbilanciano, dicono noi studiamo le diverse rappresentazioni, al massimo che abbiamo detto è stato quello di dire individuo è una stranezza, non siamo andati a dire individuo è una rappresentazione fallace. Io l'ho fatto, no? nel libro Le somiglianze, cioè, io sono andato fino in fondo a questa strada, ecco, no? Rivendico una certa radicalità che domina questa rappresentazione della modernità incarnata nell'individuo, dove nella nostra vita quotidiana, il nostro modo, sì, certo, non solo di rappresentare se stessi, ma di vivere noi stessi. Mm-hmm. No? In sostituzione, la proposta del dare primato alla relazione sembra efficace, ma poi il primato della relazione rimane spesso un dettato teorico, perché poi nella pratica, per quanto nella pratica siamo interdipendenti, poi nella pratica non riusciamo a vivere nella comprensione di noi stessi questo, il senso del legame sociale, il senso dell'interdipendenza reciproca. Quindi come uscirne? Qualcuno però potrebbe dire, ma in definitiva è una questione di parole. Tu vuoi che si dica condivido, cioè, ma è la stessa cosa, chi se ne frega, una questione di parole, ci mettiamo d'accordo. No. Beh, condivido però si porta dietro delle cose su cui vorrei lavorare in maniera un po' più sistematica, più di quanto abbiamo potuto fare finora, è il campo giuridico. Perché se noi usiamo condivido funziona meglio il discorso, per esempio, della nostra Costituzione, no? Quando la Costituzione parla del fatto che la pena deve avere anche un aspetto, come si dice, un aspetto correttivo, un aspetto riabilitativo. Ecco, bravo, ecco, non mi veniva la parola. E beh, se tu hai un concetto condividuale, ti viene molto meglio il discorso che non un concetto individuale. No, della persona. Perché il concetto condividuale è un concetto che in maniera esplicita si fonda sull'idea del divenire, si fonda sull'idea della somiglianza. Io sono simile a me stesso, non sono identico. E questo è importante. Se noi pensiamo, per esempio, non so, uno commette un delitto, no? Va a finire in prigione, eccetera, no? Ci sono dei casi clamorosi, no? Ancorché giustamente poco portati alla luce, ma ci sono dei casi clamorosi, no? Certi delitti efferati, eccetera. Ecco, persone che però poi, come dire, sono modificate, insomma, ecco, no? E allora concepire tutto questo in termini di condividuo concettualmente funziona molto meglio. Hai, secondo me, in mano degli strumenti di ordine teorico, epistemologico, diciamo così, che sono più efficaci nell'affrontare problematiche di questo genere.